L'ho lanciata perché ho sentito delle voci che me l'hanno ordinata. Queste le parole che Giuseppe Dauria ha riportato al giudice del Tribunale di Nocera Inferiore qui nell'aula bunker alle mie spalle in occasione dell'interrogatorio di garanzia. La procura di Nocera Inferiore indaga per il tentato omicidio della piccola. Come un fiume ha avuto la necessità di dire che egli l'aveva lanciata, che era stato lui, obbedendo a delle voci che nella sua testa gli dicevano di compiere questo gesto per salvare il mondo. Una famiglia che ha lottato per avere questa bambina, è stata cercata, voluta, dunque una situazione di grande amore nei confronti di questa bambina. E poi l'episodio drammatico, gravissimo, è il miracolo della vita per questa bambina. I legali difensori Silverio Sica e Tommaso Amabile hanno chiesto al giudice il trasferimento del loro assistito dal carcere di Bellizzi Irpino, dove è attualmente detenuto, in una struttura psichiatrica. Noi abbiamo chiesto che venisse ricoverato in una struttura psichiatrica, una casa di cura psichiatrica. Non sappiamo se verrà accolta, ma io credo che il caso sia tutto psichiatrico, nel senso che non c'è niente di diverso dal momento psichiatrico. Assolutamente no.